Benvenuto o bentornato. Io sono Alessandro Camagni e stai ascoltando le Tecnoriflessioni, il podcast dove ti parlo di tecnologia come lo faccio con mamma e papà. Se è il tuo primo ascolto, non dimenticarti di attivare le notifiche sulla piattaforma che usi per ascoltarmi. È un piccolo aiuto gratuito che può fare la differenza nella crescita di questo piccolo progetto. Internet è una risorsa preziosa che ormai utilizziamo tutti e chi non la usa inevitabilmente fa affidamento ad altre persone che la usano. Mi riferisco, come tante altre volte, a quella fetta di popolazione anziana che per un motivo o per l'altro non è ancora connessa, o perlomeno non lo è direttamente. Stai ascoltando questo podcast e quindi anche tu sei un utilizzatore di internet. Magari lo ignoravi, ma questo podcast è su internet e la tua applicazione non fa altro che accedere proprio a internet per recuperare e farti ascoltare la puntata. Praticamente ogni applicazione che hai sul tuo smartphone accede alla rete per funzionare. Ma come funziona la rete? Il concetto alla base di tutto è un semplice: qualcosa chiede, qualcos'altro risponde. Per quanto banale e ultra semplicistico sia, internet si basa proprio su questo principio. Quando chiede al browser, cioè al tuo programma di navigazione, di aprire google.it, succede questo. Il tuo dispositivo rintraccia Google e gli chiede di visualizzare la pagina. Se tutto va bene, Google risponde con la pagina e ti troverai davanti agli occhi quello che stavi cercando. Per essere un attimino più tecnici, tu sei il client, cioè il richiedente, mentre Google è il server, cioè la macchina che ti ha servito il contenuto. Immagina di essere seduto al tavolino di un bar e di chiedere una birra. Tu sei il client che fa la richiesta al barista, che è il server. Il barista risponderà preparando la tua birra oppure con un messaggio di errore. Tutto questo avviene tramite il cameriere, che possiamo vedere come la rete. In realtà il cameriere potrebbe funzionare anche da server DNS e router, ma magari questo lo vedremo in un altro episodio. Non voglio entrare troppo nel tecnico, almeno oggi. Praticamente tutto ciò che è in una qualsiasi rete funziona così. Una macchina chiede, l'altra macchina risponde. Come se fosse una chiacchierata tra cliente e negoziante. Ho detto in una rete perché non esiste solo internet. Sicuramente è la più grossa, è la più conosciuta. Ma se in casa hai una linea internet attiva, probabilmente avrai più dispositivi collegati al modem router. Ecco, anche la tua è una rete. Più precisamente è una rete LAN domestica, che funziona però con gli stessi criteri di internet. LAN è un acronimo e significa Local Area Network, cioè rete locale. La differenza è la sua circoscrizione e il fatto che i contenuti che ti interessano saranno su internet e non sulla rete locale. Ovviamente non è sempre così. Un esempio pratico potrebbe essere la rete del tuo ufficio, dove magari c'è un server vero e proprio. O magari è il computer di un collega che funziona tipo server condividendo una stampante, un pezzo della sua memoria o altri servizi. O magari è proprio un computer generico che viene sfruttato come server. Ascoltando, avrei capito che esistono tanti servizi. Un server scritto per condividere una stampante funzionerà diversamente da uno scritto per farti vedere una pagina web. Possono stare tranquillamente sullo stesso computer, quindi sulla stessa macchina, perché non sono altro che dei programmi scritti per fare il lavoro sporco e generalmente non fanno a pugni l'un l'altro. Ma quanti server esistono? Decine. Decine per ogni servizio. Sì, perché per offrire un servizio esistono decine di programmi scritti allo scopo e che si differenziano per configurazioni, performance o per il modo in cui svolgono il loro compito. Ma il risultato finale deve essere il medesimo, questo per aderire agli standard del web. Esiste infatti un consorzio che si occupa della definizione e del mantenimento dei protocolli standard del web. Questo fa sì che tu possa usare il programma che preferisci, garantendo così allo stesso tempo compatibilità e libertà di scelta. Questo consorzio si chiama W3C, World Wide Web Consortium, e opera dal 1994. Ed è proprio grazie al W3C se, ad esempio, puoi usare per navigare il programma che preferisci, con la sicurezza di visualizzare una pagina web sempre nella stessa maniera. Nei primi anni 2000 era facile trovare sui siti le diciture che indicavano quale programma usare per avere la giusta visualizzazione. Oggi l'adozione degli standard e la costruzione dei browser intorno a due o tre motori rendono queste indicazioni inutili. Per motore intendo il cuore del programma, cioè quel pezzo di programma che si occupa dell'interpretazione del codice sorgente delle pagine web.
A fondare questo importante consorzio è stato Tim Berners-Lee, niente di meno che il papà del World Wide Web. So di aver infilato un pezzo di storia della tecnologia. Trovo che sia sempre interessante ripercorrere un pochino la storia degli strumenti che utilizziamo per comprenderli meglio. E anche per oggi è tutto. Prima della citazione ti ricordo che in descrizione ci sono dei link utili nel caso tu abbia voglia di approfondire oppure di metterti in contatto con me o con la community che si sta creando intorno a Tecnoriflessioni. I fruitori del web ultimamente vogliono arrivare ai dati rapidamente e facilmente. Non interessano più tanto i siti attraenti e il design elegante. Tim Berners-Lee.